del CEI, è venuto fuori e adesso è passata per Radio Padania con Jeb, che è stato intervistato, e tutte le sue canzoni, questa trasmissione di due ore abbondanti che è andata in onda il 19 di ottobre, ha fatto vedere, credo, sentire tutti i suoi pezzi, tra cui anche la canzone del CEI, che da come si vede poi nel video è piaciuta. Ma stanno succedendo anche altre cose che non posso raccontare perché stanno succedendo adesso, però sono molto belle. E io le osservo e le seguo con quella cosa di, ecco, per la prima volta sto riuscendo ad imparare a mettermi nell'atteggiamento giusto tra il fare delle azioni, prendere delle decisioni e lasciare fare, lasciarmi andare a quel regista vero, reale, che sta conducendo non solo la mia vita, ma la vita di ogni essere umano, la vita di ogni pianeta che esiste nell'intero universo. Pianeti che hanno un'anima. Giordano Bruno diceva che le stelle hanno un'anima, hanno un'intelligenza più grande che l'intelligenza di un piccolo essere umano. Però io, piccolo essere umano, sono molto fortunato, perché posso avere un'esperienza del creatore direttamente dentro di me. E c'è per una legge della natura, c'è, perché c'è sempre stato e ci sarà sempre, finché ci sarà un essere umano sul pianeta, non sono parole mie, sono parole del maestro della conoscenza di adesso e anche dei maestri vissuti nel passato, di cui io posso avere avuto per qualche ragione il messaggio, no? Che è stato detto, eccetera. E questa cosa qui, di questo maestro, che è importantissimo. Io, nella mia esperienza personale, magari c'è chi riesce a farlo da solo, è buon per lui, non lo invidio, non sono contento per lui. Io personalmente da solo non sono riuscito a cavare un ragno dal buco di questa... Avevo già capito che era dentro di me. Infatti c'è stato un certo... Cioè, all'inizio della conoscenza, io mi ero incazzato con Preravallo, perché... Adesso la faccio corta, mi ero incazzato e ho fatto sciopero, ho detto basta, faccio da solo, tanto ho già capito le tecniche più o meno, infatti era vero, due delle quattro tecniche le avevo capite, due non ci arrivi manco morto, però due le avevo intuite. E avevo cominciato a meditare da solo, e quando ricevetti la conoscenza capii che erano quelle le tecniche che stavo facendo, eppure non riuscivo a tirarsi fuori un ragno dal buco, non riuscivo a sentire quella pace che adesso sento tutti i giorni quando mi metto lì e mi lascio andare. E il segnale di me che divento lucido, è quando questo lasciarmi andare, questo bel sentimento di che bello, che veramente è un amore, che abbraccio, che nel lasciarmi andare in quella cosa lì, a un certo punto arrivo a dire queste parole, amore mio, lì sento che mi sono svegliato, sono sveglio, sono al cospetto del mio amore, come se l'illusione va via e sono libero di, non dico di abbracciarlo, perché come fai ad abbracciare l'infinito? Non hai le braccia sufficienti. Eppure senti un abbraccio nel quale tu ti puoi abbandonare finché vuoi, all'infinito. Lui ti tiene sempre. È una cosa magnifica questa cosa qui. E il bello è che non è una religione. Questa è la cosa che la gente fa fatica a capire e su quale io voglio lavorare in maniera chiara, perché la pace non ha bisogno di una religione, di un rituale, di qualcuno fra te e te stesso, non hai bisogno. Lo stesso Preravat non si mette fra te e te stesso. Lui ti
ti stimola e ti dà un aiuto enorme che solo il maestro riesce a fare. Adesso qui non sto a raccontare, ma in uno dei prossimi live voglio raccontare tante belle cose che mi sono successe con Pran Laval, per tradurre in queste parole di entusiasmo e rispetto per un personaggio come Prem Rawat, facendo capire che c'è un senso dietro, non c'è un credere a delle cazzate, a delle robe che mi sono proiettato io, tipo New Age o apparizioni di Madonna un po' da tutte le parti, che alla fine cosa ti vengono a dire? Prega, pentiti dei tuoi peccati, pentiti di essere un mostro, un handicappato. Che offesa a Dio che facciamo con la nostra preghiera divina, no? Comunque, chiudo qui. Sono molto contento di quello che sta succedendo, sono gasato, e però sto anche con la pena molto bassa. La dieta, non ne parliamo, è diventata... sono ricresciuto ancora, però non ne parlo più, se calo, se cresco, se rimango così. Qui chiudo il live e alla prossima, grazie a tutti e un bacio speciale ad Alessandro, a Flavio e a Barbara.